serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga, e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Allora, ragazzi, oggi aggiornamento settimanale. Come al solito, ragazzi, se mi dimentico qualcosa o se sapete qualcosa che io mi sono perso, non esitate a commentare qua sotto, ragazzi. Quindi iniziamo subito. Questa è la macchina del nuovo DLC, ragazzi, che è uscita oggi. L'ho già moddata, vi porterò anche il test drive e ve ne parlerò, raga, in prima persona. Ma adesso partiamo dal sito internet su Legendari, raga. Abbiamo qualcosina in sconto, sono dei soliti mezzi che ogni volta girano in sconto. Se volete darci un occhio, sono sempre le stesse cose. Partiamo invece appunto dalla De Classe, ragazzi, Veghero ZX. Allora, questo mezzo costa 2 milioni con le modifiche che andremo ad apportare. Arriveremo fino a 2,5, forse qualcosa di più, forse qualcosa di meno. Ma vi voglio informare che avrà le modifiche di AO questo veicolo. Ragazzi, va veramente forte, è incontrollabile secondo me alla classica guida da muscle, infatti in penna. Poi vi farò vedere. Comunque abbiamo le ricerche doppie, ragazzi, questa settimana sul bunker. Se non sbaglio c'è anche qualche sconticino nel comprarlo. Fatemi sapere se sto dicendo una cazzata. A questo punto, detto ciò, raga, passiamo subito alle attività con gli RP, tripli, quadrupli, doppi, eccetera eccetera. Passiamo alle O-Tring, che hanno passato, raga, semplicemente a tripli IRP. E sono sempre le stesse gare che c'erano la settimana scorsa, l'hanno passati tripli invece che doppi, raga. Approfittatene per sbloccare livree, colori e cose varie. Se poi invece non siete contenti, raga, hanno messo nuove 6 gare di AO, ragazzi, con gli IRP doppi. Io vi consiglio di farle, sono carine, non sono brutte. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, raga. Quindi a sto punto possiamo passare con la nuova macchina. Andiamo a comprare la nuova macchina, ve ne parlo. Intanto vi racconto due cose. Allora, ragazzi, questa macchina secondo me è una tra le 2 o 3 migliori che ci stanno nel DLC. Poi magari faremo una classifica appena usciranno tutte, ragazzi. Ma secondo me questa è una tra le migliori per fattore di modifiche. Ha una livrea segreta, ragazzi, va veramente forte. Nella categoria ci sta tanto. Anche le modifiche sono carine. Quindi, come potete vedere, Fili l'ha moddata a modo suo, ragazzi, l'ha fatta stradale e si vede che c'ha la livrea, quella rossa che vedete dietro. Quella livrea è segreta su questa macchina, ragazzi. A me sinceramente mi fa proprio schifo. Infatti, come ben vedete, io ho messo un'altra livrea, ragazzi, sotto questa macchina. È veramente carina, perché tra l'altro con questo colore, ragazzi, con questa particolare satinatura, ci sta veramente bene. In teoria la macchina gliel'avevo fatta no mod. Ora vi faccio vedere anche no mod come è venuta. Ed è bella sempre sta macchina, ragazzi. Questa Camaro fa veramente paura. A me personalmente piace veramente veramente tanto. Forse una delle macchine in bellezza insieme alla Lambo, la Countach, è la più bella. Sono le due più belle. Tra l'altro la Countach, ragazzi, è forse il veicolo più veloce che ci sta attualmente sul gioco. E niente, io ora vi faccio vedere anche la versione no mod, raga, che è bella lo stesso, ragazzi. Come potete vedere, io l'ho fatta in questa maniera ed è veramente bella lo stesso. Che non si sa mai che la rifaccio uguale, però moddata, tutta non selezionata, ragazzi. Allora, la macchina modificata normalmente senza le modifiche di AO fa cacare al cazzo, nel senso che è guidabile di più, è più maneggevole, ragazzi, ma non va veramente niente. A differenza con le modifiche di AO, regà, il mezzo va fortissimo, cambia veramente da 0 a 100, è completamente differente. Quindi è inutile dire che ovviamente le modifiche io terrò quelle di AO. Infatti ora vi faccio vedere anche il test drive della versione con le modifiche di AO e ditemi voi poi cosa ne pensate. Ecco, a questo punto vediamo il cambiamento eclatante, ragazzi, dal mezzo originale al mezzo moddato. Cioè, la cosa è indescrivibile.
Guardate come impenna, è illegale sta macchina, ve lo giuro, va veramente forte. Porta gli interni, le modifiche sono belle, il veicolo va forte e niente, regà. Per oggi l'aggiornamento settimanale si riduce a una macchina e quattro attività con il bunker e gli sconto con le ricerche doppie. E per oggi è tutto, regà. Spero che i miei video vi piacciono. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale, ragazzi. E niente, alla prossima.